Sognare si può. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Benvenuta la nostra Mara Grazie. Martellotta. Come sapete, giornalista, scrittrice, appassionata d'arte e ce lo ha dimostrato in più occasioni. E nel nostro angolo, dal titolo Una finestra sul mondo di arte e musei. E quest'oggi cosa ci Allora, porti? quest'oggi io diciamo, porto una mostra che è stata ospitata e viene tuttora ospitata dalla Galleria d'Arte La Telaccia, praticamente dal 28 febbraio fino all'11 marzo prossimo. È un'esposizione che si intitola Le donne nell'arte. Significativo diciamo, questo termine effettivamente delle donne, della partecipazione appunto nell'arte, e sono quattro figure femminili diverse che hanno una caratterizzazione, diciamo, ciascuna particolare. La prima appunto è Federica Caprioglio, che è seguita poi da Luisa Picco e da Céline e da Anna Maria appunto Terracini. Sono quattro artiste che hanno delle connotazioni diverse. Federica Caprioglio, diciamo, fin da piccola è stata sicuramente attratta dal richiamo diciamo, della natura, delle sue meraviglie, e questo richiamo della natura e delle meraviglie per lei è stato un punto di partenza poi per poter sognare dei paesaggi anche immaginari dentro i quali appunto muoversi. All'inizio questa artista ha diciamo, patito anche un po' una frustrazione che era quella di non riuscire a dare forma a ciò che aveva in mente. Poi praticamente dagli scarabocchi, che sono scarabocchi appunto disegni banali, via via si è diciamo, praticamente manifestata e ha realizzato dei quadri particolari. Ricordiamo per esempio un acquarello e china su carta che si intitola Incontro Silvano, quindi diciamo delle opere che sono soprattutto opere di argomento appunto naturalistico. L'artista infatti, Federica Caprioglio, amante della natura, degli animali, riesce a rendere in maniera molto personale appunto le sue opere e trasmette anche una carica emotiva che sicuramente è intensa. I suoi soggetti rivelano poi anche un'interazione fantastica particolare. La luce che questi sono in grado di esprimere è molto poetica. E questa luce si inserisce effettivamente all'interno dei quadri attraverso dei tratti sicuri, attraverso anche un colore che sicuramente è un colore incisivo. Poi possiamo ricordare come nei temi di questa artista sia sempre presente un'avventura, diciamo, che si traduce in una figurazione che dà vita poi a una precisa visione stilistica. L'altra artista che è presente in mostra è appunto Luisa Piccoli. Luisa Piccoli è un'artista pittrice, scultrice, anche scrittrice, poeta appunto scenografa, e che è una grande diciamo, viaggiatrice, anche ricercatrice spirituale, sociale, nata appunto a Bari, appunto in provincia di Bari, a Bisceglie, trascorre poi la sua vita in varie località, tra Bisceglie, tra Udine appunto e Vienna. E questa artista utilizza un linguaggio che possiamo considerare di forte spessore umano, che porta diciamo, alla luce una tensione lirica, una creatività poetica sicuramente notevoli. E di questa artista possiamo ricordare per esempio un'opera come la tecnica mista collage su carta che si intitola Nel cuore per sempre, e diciamo che l'aspetto fondamentale che emerge appunto da questa artista è quella dei suoi cromatismi, la fantasia di composizione, l'azione appunto formale che questa possiede. Il gioco delle figure vive in simbiosi anche con i materiali che questa stessa artista praticamente utilizza. La visione pittorica che questa artista ci fornisce è una visione che si presenta attraverso una spiritualità molto intensa. Sono infatti sublimano in questa spiritualità dei pensieri, dei ricordi, dei valori anche di natura emozionale. I soggetti poi hanno uno stile, diciamo, tipico di questa artista, che è uno stile sicuramente unico, che si esprime anche con un linguaggio particolarmente diciamo, comprensibile. Possiamo considerarlo quasi una forma di linguaggio che anche diciamo, abbraccia praticamente quelli che possono essere gli stessi manifesti, ne ricordiamo per esempio uno, adesso non so se è il caso di farlo vedere, appunto, ma questi Proviamo a mostrarlo e lo descriviamo, no? sì, questi manifesti appunto anche Sono, diciamo, è pubblicitari. vero, assomiglia molto a un manifesto pubblicitario l'immagine che ci sta facendo vedere Mara, perché al di là di forti colori che si intrecciano dal rosso al bianco, c'è proprio il simbolo di un cuore con all'interno delle parole, no? Esatto, Quindi che è un è il simbolo. classico, diciamo, aspetto
di un manifesto pubblicitario. Esattamente. Sì, sì, sì. Poi ricordiamo una terza artista che appunto è presente, che appunto si chiama appunto Céline. Céline è un'artista completamente diversa rispetto alle altre, vive e lavora in Toscana, ha compiuto gli studi accademici in decorazione all'Accademia appunto di Belle Arti e poi ha proseguito il suo percorso praticamente attraverso, conseguendo anche i titoli di specializzazione e di perfezionamento dei master, e affianca all'attività artistica l'insegnamento di queste discipline grafiche e pittoriche al liceo artistico che è quello appunto di Sesto Fiorentino. Di Céline possiamo ricordare l'uso che ella fa, diciamo, di un linguaggio tecnico-stilistico particolare che è frutto di anni di ricerche, di studi che alla fine fanno emergere un'abilità espressiva notevole. La natura in Céline si trasforma, e si trasforma per via della manipolazione umana, dei problemi ambientali, dello squilibrio anche ecologico. In pratica la natura diventa una chiave di lettura sicuramente di una narrazione particolarmente valida. E nella sua opera ricordiamo la presenza di vulnerabilità, di forza e di elementi comunque della natura particolarmente consistenti. Ricordiamo per esempio lo Tempest, la tecnica messa su carta fotografica, che appunto è presente, quindi anche la valenza di questi alberi che altro non sono se non la rappresentazione della figura femminile. L'ultima artista che possiamo considerare è l'artista Anna Maria Terracini, non meno importante rispetto alle precedenti, che nasce appunto ad Algeri nel 1943 ed è una abile mosaicista. Ha creato dei mosaici, ma anche fatto della pittura una sua ragione di vita. Proveniente da una famiglia ebraica, Anna Maria Terracini sicuramente ha avuto una vita piuttosto breve, nella quale però ha viaggiato, ha risieduto anche in Africa, in altri appunto paesi europei, e qui ha partecipato a numerose esposizioni collettive, mostre personali. È deceduta piuttosto presto a Roma nel 2012, dopo un periodo di malattia che non l'ha più consentito appunto di lavorare. E di questa artista possiamo ricordare soprattutto la dignità tecnica, la consistenza anche contenutistica che ella possiede. Nelle sue opere ricordiamo in particolar modo le figure umane, che sono figure allungate e che hanno questa caratteristica di contraddistinguere appunto i suoi quadri. Per esempio ricordiamo la non esistenza, in cui sono presenti appunto delle figure di uomo soltanto tratteggiate. E possiamo ricordare come la composizione del paesaggio, anche le tecniche sulla natura, sicuramente si richiamano e approdano un lirismo magico e al tempo stesso misterioso. La dimensione fantastica di questa artista è carica e ricca di personalità, e sicuramente forse l'aspetto che più mi ha colpito in questa artista è stata proprio la presenza di queste tecniche che ella utilizza: l'acquarello, la china, la tempera, e al tempo stesso il sentimento immediato che riesce a trasmettere nell'opera, quindi le immagini evocative, le immagini anche suggestive che ci riesce a trasmettere, e in particolar modo la presenza per esempio di questi alberi, che hanno sicuramente un significato particolare, cioè di questi esseri umani che hanno un significato particolare, perché sono degli uomini che sono praticamente allungati e che dimostrano in effetti l'espressione proprio di questa artista, anche il suo desiderio comunicare una forma di anche difficoltà ad approcciare gli altri. Effettivamente, certo, è presente qui un sentimento di solitudine che non, come noi possiamo appunto notare, che è abbastanza evidente nel disegno, che poi potrete notare, metteremo delle foto. Effettivamente queste figure intanto hanno dei colori opposti, esatto, che è già uno molto allegro tra virgolette, esatto, comunque, in cui prevale il rosso, e l'altro è molto chiaro, no? Bianco, grigio, eccetera. Questo significa anche forse una sorta di dualità.
nel vedere. Di dualismo, sì. Esattamente. E poi ricordiamo, ne abbiamo appunto ancora altre immagini, in cui per esempio possiamo appunto ricordare la presenza appunto di queste sia figure umane e poi anche la presenza per esempio di questi mosaici. Ecco, dei questo mosaici, è uno, sì. Ecco, che sono questi mosaici che ha realizzato l'artista. Noi, naturalmente queste immagini voi potrete vederle nella pagina della galleria, certo. Che ricordiamo. Allora, la galleria appunto, la galleria da Telaccia, ricordiamo che si trova appunto in Corso Inghilterra 51, è una galleria che è aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e con chiusura appunto lunedì e festivi, ed è, diciamo, ospita questa mostra che praticamente poi si sviluppa fino all'11 marzo, quindi dal 28 febbraio all'11 marzo. Tra l'altro è una scelta dal mio punto di vista sicuramente mirata, perché dedicata alle donne in un periodo che comunque rinchiude l'8 marzo, certo. che appunto è la giornata dedicata alla donna, quindi in qualche modo è proprio una scelta, presumo, mirata diciamo su questo, sulle donne dell'arte, esatto. Sulle donne dell'arte, perché diciamo un aspetto dell'arte dal punto di vista proprio sia diciamo di immagini sia anche per la scrittura, le donne hanno fatto fatica sempre nel tempo a emergere, no? Certo, anche nell'arte, chiaro. E quindi questo soffermarsi proprio in questo periodo a ricordare quattro figure femminili, ma ce ne sono molte altre, però esatto, si è fatta una scelta giustamente, mi sembra anche azzeccato dal punto di vista proprio della comunicazione, no? Un periodo dedicato alle donne esatto. Anche dal punto di vista dell'arte. Dell'arte, infatti vengono individuate quattro figure che sono comunque quattro figure completamente diverse appunto fra loro, perché in realtà diciamo una è in particolar modo rivolta, diciamo, è capace di tratteggiare il mondo, che è il mondo quello, diciamo, attraverso l'acquarella, china, silvano. Una seconda, diciamo, relativa a una tecnica mista, collage, e quindi piuttosto a, diciamo, un tipo di elemento che possiamo considerare più simile a un manifesto, e invece nel caso di Céline sicuramente la presenza per esempio della tempesta appare significativa e dimostra come questa artista voglia cogliere tutto il mondo, per esempio degli alberi, e quindi anche la stessa essenza degli alberi sia uno strumento per poter anche comunicare e individuare per esempio la figura appunto femminile che si trasforma appunto nell'albero. E per quanto riguarda invece Anna Maria Terracini, diversamente è presente appunto questa figura dell'uomo che in realtà è un uomo piuttosto solitario, e peraltro in galleria è stato anche possibile notare dei manifesti, delle diciamo, tavole che l'artista ha realizzato. Sì. Queste tavole che l'artista appunto ha realizzato sono estremamente significative, perché anche in queste tavole stesse è presente l'elemento appunto umano. L'elemento umano, un elemento umano allungato, un elemento umano che in realtà dimostra proprio l'isolamento che l'artista ha rispetto al resto praticamente del mondo che la circonda. Che la circonda, certo. Quindi anche la scelta di quattro artiste molto diverse tra di loro permette di poter ammirare i vari punti di vista, no? Esatto. E questo è sicuramente interessante. E per quel che riguarda invece la nostra amara Mara Martellotta, mi piace ricordare sempre che tu, oltre a essere una giornalista e scrivi, tra l'altro possiamo seguirla con i tuoi articoli su il Torinese. Quindi voglio dire, eventualmente così seguiamo anche tutta una serie di altre cose, perché ovviamente noi qua raccogliamo un argomento, ma Mara scrive di tante cose. Sei anche una scrittrice, l'abbiamo detto più volte, mi piace ricordarlo, perché certo. C'è anche questo aspetto, certo. E anche nella tua scrittura con il libro che tu hai presentato qualche tempo fa, e viene fuori questo il tempo sospeso, edito da Gian Giacomo Della Porta, editore, certo. Anche in questo caso c'è questo connubio
comunque con l'arte, che è per te, secondo me, qualcosa che ti appassiona. Esattamente, no? Esattamente. Un connubio con l'arte, infatti, nel testo, appunto, edito da Giacomo della Porta Editore, si può appunto notare come sia presente, appunto, da una parte il testo scritto e dall'altra parte invece il quadro, e c'è una stretta correlazione fra uno e l'altro, nel senso che i quadri che sono stati realizzati appunto da questo artista Andrea Granchi sono dei dipinti che praticamente sono stati inseriti a livello di descrizione dei miei scritti, ecco, dei miei scritti, quindi uno si compenetra con l'altro. Sì, la curiosità che così mi piace sottolineare, perché me l'hai spiegato, è perché questa cosa ho trovato questo aspetto originale, il fatto di che queste opere erano già state realizzate. Esatto, erano già state realizzate, esattamente. E sono state in qualche modo abbinate ai tuoi testi, tra l'altro arrivano dal periodo della pandemia, quindi certo. Insomma, un periodo abbastanza complicato per tutti, no? E tu ti sei espressa con questi testi e l'artista è andato a scegliere tra le proprie opere le opere che potessero, esatto, diciamo, descrivere l'abbinamento, descrivere che però già c'era, quindi in qualche, certo, modo è stato, diciamo, è una sorta di simbiosi, sì, ma diversa dal solito. Normalmente gli artisti si ispirano al testo e realizzano diciamo l'opera. In questo caso è stata, diciamo, una descrizione che l'artista ha fatto, e questo è molto importante. Senti, ci sono delle novità che bollono in pentola per la nostra Mara Martellò? Beh, al momento per la scrittura no, diciamo, sempre scrittura giornalistica per il torinese, diciamo, al momento per quanto riguarda i libri no, non ce ne sono ancora. Non ce ne sono ancora, beh, noi aspettiamo sempre fiduciosi, perché da una persona che come te segue tanto a 360 gradi l'informazione, certo, e l'arte eccetera, ci aspettiamo sicuramente ancora delle opere. Intanto volevo, prima di salutarci, ringraziare e salutare tutte le persone che ci ascoltano e tutti coloro che ci ascolteranno, perché questa nostra chiacchierata diventerà un podcast e quindi potrà essere riascoltabile in qualsiasi momento. Voglio salutare anche tutti i nostri ascoltatori di Sognare Si Può, ma anche tutti quelli di Radio Moncalieri, www.radiomoncalieri.net, che ci ascolteranno in replica. E quindi un salutone grande anche a tutto lo staff, a Gianni Ricci. E poi volevo salutare i nostri amici dell'Angolo del Confronto, che Gabriella Rotti, tutti gli artisti a 360 gradi che ne fanno parte, che ci ascolteranno anche loro in seguito. E quindi, ecco, un salutone a, certo, tutti loro. E poi, diciamo, suggerire effettivamente la visita a questa mostra, che è una mostra sicuramente che merita, ecco, di poter essere visitata, proprio perché in realtà tratta la tematica dell'arte, ma la tematica dell'arte attraverso, diciamo, lo sguardo femminile. Quindi questo sicuramente è estremamente, estremamente interessante. Assolutamente sì, ricordiamo. Diciamo l'indirizzo, e soprattutto fino a quando potrà essere ammirata, ce l'hai già detto, ma in chiusura lo ripetiamo in modo che anche per i nostri ascoltatori sia più semplice. Certo, fino all'11 marzo, quindi dal 28 febbraio all'11 marzo. Dal 28 febbraio all'11 marzo si può andare a visitare presso la Galleria Malimpensa. Che si trova, mi dicevi? Questa Galleria Malimpensa si trova in Corso Inghilterra. Praticamente Corso Inghilterra 51, poco più distante rispetto a Corso Francia. Sì, quindi voglio dire, anche in una zona abbastanza centrale, certo, facilmente raggiungibile. Io, Mara, ti ringrazio tantissimo sempre per queste tue schegge di arte, perché chiaramente ci andrebbe tantissimo tempo per approfondire ogni cosa, però attraverso queste tue descrizioni, queste tue scelte, noi possiamo avere accesso a delle informazioni, certo, e che poi siamo liberi di poter approfondire grazie a te e alla tua, diciamo, attenzione per questo argomento. Grazie a voi e al prossimo appuntamento, sempre con una mostra. Grazie, alla prossima, e mi raccomando, seguite Mara Martellotta sia sul torinese sia qui
al Sognare si può con la sua, col suo appuntamento Una finestra sul mondo di arte e musei. Alla prossima. Alla prossima.